Fantino, Belisario, Benassi, presente, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stellitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Sedici presenti. Allora, abbiamo 16 consiglieri presenti, quindi abbiamo il numero legale per poter aprire il consiglio, grazie. Allora, procediamo con... nomino quali scrutatori della seduta, i consiglieri Caccamo, Benassi, Tredicina. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora, procediamo con il primo punto all'ordine del giorno. Proposte di deliberazione per espressione parere, regolamento di disciplina della gestione del rumore ambientale sul territorio del Comune di Roma. Chi è che illustra l'atto? Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. La proposta di deliberazione che ci perviene dalla una delle ultime sedute della Giunta Capitolina riguarda l'approvazione, quindi la proposta di approvazione del regolamento che disciplina la gestione del rumore ambientale sul territorio capitolino. La questione è a noi nota perché abbiamo avuto modo, non più tardi di un anno fa, di esaminare in consiglio, prima in commissione ovviamente e poi in consiglio, una analoga proposta di iniziativa popolare attinente alla stessa materia. In quell'occasione noi audimmo i referenti del Dipartimento Tutela Ambientale, allora ancora Protezione Civile, oggi non più, che ci spiegarono che quella proposta di deliberazione non conteneva alcune introduzioni normative che erano intervenute nel frattempo, una proposta che risale a prima del 2010. Sia in commissione che in consiglio, tuttavia, noi esprimemmo un parere favorevole su quella proposta di deliberazione, con un'osservazione ovviamente che recepiva le indicazioni del Dipartimento, ovvero che il testo, una volta giunto in Assemblea Capitolina, fosse coordinato con la nuova normativa che era stata approvata nel frattempo. La proposta di deliberazione è praticamente, peraltro lo stesso testo, ci perviene dopo un lavoro che il Dipartimento Tutela Ambiente ha effettuato in questo periodo e nella riunione del 4 dicembre scorso abbiamo audito nuovamente i referenti del Dipartimento Tutela Ambiente, l'ingegner Carati insieme allo staff sono venuti in commissione e in commissione abbiamo avuto anche referenti del coordinamento dei residenti della città storica che hanno prodotto un documento che esprime contrarietà alla proposta di deliberazione che oggi abbiamo in valutazione. Che dire, ho detto, insomma, nel corso del 2010 nell'ambito delle attività del Consiglio Comunale
si sviluppa insomma nel livello dipartimentale questa costruzione di un regolamento che, sebbene richiesto e previsto da una legge, che è la legge quadro sull'inquinamento acustico, che è del 1995, vedeva a tutt'oggi l'amministrazione comunale priva di un regolamento che disciplinasse il rumore ambientale. La delibera è corposa, contiene molti articoli e i referenti del Dipartimento ci hanno spiegato che soprattutto è finalizzata a regolamentare e quindi esplicitare in maniera chiara quali sono gli adempimenti innanzitutto delle strutture dipartimentali dell'amministrazione capitolina rispetto ad un argomento che è ovviamente di importanza per la qualità della vita dei cittadini. In questo diciamo contraddittorio che c'è stato in commissione con il Dipartimento e il coordinamento dei residenti della città storica, l'ingegner Carati ha controdedotto in diretta le osservazioni che venivano poste dalla città storica, di fatto depotenziando diciamo al 50-60% quelle che erano le osservazioni, perché sono state tutte quante, ripeto, controdedotte, quindi sono state date chiarimenti a tutti quanti i consiglieri su ciò che è la finalità del regolamento che oggi abbiamo in valutazione. Uno degli argomenti che il coordinamento dei residenti ha posto e investe un aspetto preeminentemente politico. Il coordinamento dei residenti ritiene che adesso sia inopportuno che il commissario che è delegato alla gestione provvisoria del Comune di Roma proceda all'approvazione della delibera unilateralmente, senza che nell'ambito dell'Assemblea Capitolina ci sia un dibattito che possa, voglio dire, recepire anche le istanze della cittadinanza. Ma questo è un dato di fatto che però non ci può esimere da poter formulare il nostro parere, seppur non vincolante. Nell'ambito dei lavori della Commissione, la Commissione poi alla fine non ha espresso un parere, ci sono state quasi tutte le astensioni e i commissari si sono riservati poi in aula di poter dare il loro contributo alla discussione consiliare. Ultima notazione, la Giunta nella seduta del 4 dicembre, la stessa in cui noi abbiamo poi celebrato la riunione di commissione, ha espresso un parere favorevole non recependo quelle osservazioni che il coordinamento dei residenti della città storica ci aveva fatto comunque pervenire. Io mi fermo perché non credo che ci sia altro da dire, noi abbiamo comunque esaminato il testo della delibera, ne abbiamo apprezzato l'organicità e quindi voglio dire, secondo il parere di chi vi parla, sarebbe opportuno adottarla perché altrimenti noi porteremo l'amministrazione comunale ad andare avanti senza un regolamento che disciplini innanzitutto la vita degli uffici, dei dipartimenti rispetto a questo argomento che è tanto sentito dai cittadini. Grazie. Grazie consigliere Poli. Allora, apriamo la discussione. Prima di dare la parola al consigliere, volevo comunicare, come ha detto il consigliere Poli, che diciamo, la proposta che viene in consiglio è senza espresso, non c'è né parere favorevole né parere contrario. Quindi poi, seconda di come vota il consiglio, sulla proposta di delibera metteremo, gli uffici metteranno se un parere favorevole del consiglio oppure un parere contrario. Chiaro? Quindi quanto si vota, non votiamo né, diciamo, nella proposta di delibera non esprime già un parere favorevole o un parere contrario. Consigliere Coglia, prego. Mi scusi Presidente, io ritengo che la Commissione non è il Consiglio, quindi i membri della Commissione sono una parte dei consiglieri, quindi io ritengo che comunque debba essere votata in Consiglio tenendo conto del parere della Commissione. Quindi favorevole, per il parere della Commissione, cioè quindi l'atto andrà, diciamo, verrà votato e a seconda della volontà dei consiglieri, okay. Metteremo, se i consiglieri alla maggioranza è favorevole, metteremo parere favorevole. Ho capito che non esprimiamo parere comunque, no. Quindi era un po'. È colpa mia, mi sono spiegato parecchio, non c'è problema.
Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Ci sono richieste di intervento? Consigliere Tutino. Grazie Presidente, e ringrazio anche il Presidente della Commissione Ambiente, perché il lavoro fatto era ed è da valorizzare, perché in effetti l'inquinamento ambientale che deriva dai rumori è uno dei flagelli non solo della società moderna, ma di questo tipo di città e di questo tipo di organizzazione di vita e sociale. Quindi il nostro intervento come lista civica sarà molto, molto breve, e anticipiamo quindi anche la dichiarazione di voto, che sarà senz'altro favorevole. E abbiamo già riscontrato in diverse occasioni come questo sia uno dei problemi estremamente sentiti dalla città. E questo è vissuto in particolare nel centro storico, quindi nel municipio primo, ma comincia ad essere un problema di forte gravità anche nel nostro municipio, anche in ore notturne. E sappiamo che non riguarda solo le ore notturne, la cosa mi pare che venga ben regolamentata, e dunque certamente esprimeremo un parere favorevole come lista civica. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Mi perdoni, chiedevamo una sospensione per formulare alcuni emendamenti in modo generico e complessivo. Per fare? Degli emendamenti. La riunione di capigruppo, se era possibile, grazie. Allora, consiglio, è d'accordo, sospendo i 10 minuti con la seduta. Ci sono opposizioni a sospendere un attimo il consiglio? Se non ci sono Presidente, non so quanto poi possiamo con emendamenti migliorare, perché mi sembra che c'erano parecchie lacune in questa. L'emendamento alla delibera è non formula delle osservazioni. Consigliere Ciancio, allora, chiaramente non possono essere fatti emendamenti alla delibera comunale, no? Che non è un atto nostro, possono fare osservazioni che poi possono... Ma delle osservazioni che i capigruppo possono concordare. Grazie. Sì, cioè, se non siete d'accordo, ti interrompo. Certo. Allora, cerchiamo di capirci un attimo, allora. Come prassi, noi inseriamo osservazioni nel corpo della delibera se il parere già espresso è favorevole. Se diciamo, e c'è poco da ridere comunque, se esprimiamo un parere contrario, è chiaro che le osservazioni non hanno nessun senso. Quindi credo che dobbiamo avere prima un orientamento sul parere. Se c'è un orientamento favorevole, allora possiamo anche inserire delle osservazioni condivise, chiaramente. Se l'orientamento del Consiglio è un parere contrario, è chiaro che le osservazioni non hanno senso né di essere discusse né di essere inserite nel corpo della delibera. Va bene? Allora, facciamo una cosa. Per di tanto non siamo tantissimi oggi. Se non ci sono opposizioni, vabbè. Sospendiamo 5 minuti il consiglio. 10 minuti. Vabbè, il consiglio è sospeso. Capigruppo. Scusate. Sì, Presidente, abbiamo deciso di non presentare gli emendamenti e le osservazioni e di andare a voto. Va bene, così. Grazie. Allora, quindi procediamo con la discussione. Allora, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Cofano, prego.
Grazie Presidente, dopo le attentissime sedute di commissione che abbiamo svolto sul tema e la documentazione pervenuta insomma, anche al gruppo da parte della referente del Comitato della Città Storica e delle volontà già dal 2010 in cui la Città Storica aveva tentato di produrre una delibera in questo senso che però è stata disattesa nei fatti dalla presentazione in extremis. Possiamo consigliere? Scusate, per favore. Grazie. Per cortesia, consiglieri. E dopo aver reputato appunto questo passaggio piuttosto in extremis fatto dalla giunta capitolina, il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà si astiene su questa deliberazione. Grazie consigliere Cofano. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Rozzi, prego. Il Movimento 5 Stelle vota contrario proprio perché il regolamento è stato prodotto in extremis nonostante il Dipartimento aveva detto che erano già anni che ci stava lavorando e a quanto pare non è stato un ottimo lavoro, perché mentre discutevamo la proposta di delibera di iniziativa popolare sullo stesso argomento lo stesso Dipartimento aveva detto che c'erano tantissime incongruenze con la legislazione attuale. Mi sembra che il loro lavoro non sia stato migliorativo, anzi peggiorativo, quindi votiamo contrari. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Lancia, prego. Sì, la delibera ha numerose criticità, non potendo fare le osservazioni e in presenza di un parere favorevole della Giunta e di un'astensione della Commissione, il gruppo PD si astiene. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Poli, in difformità? Prego. Sì, Presidente. Devo dire che probabilmente non si è compreso il senso insomma, della proposta di deliberazione, fermo restando ciò che già ho detto, nel senso che la Giunta Capitolina approva il 29 ottobre 2015 formalmente il testo della proposta di deliberazione, che però il Dipartimento ci ha detto di aver depositato agli inizi del mese di gennaio, quindi quando voglio dire, non era preventivabile ciò che poi si è concretizzato a livello dell'amministrazione comunale. Solo per una notazione, non procedere all'approvazione della deliberazione, fermo restando che il nostro parere è comunque non vincolante, quindi poi il commissario potrà agire come ritiene, continuiamo a non dotare gli uffici dipartimentali di Roma Capitale di un regolamento che possa, voglio dire, ricomporre e disciplinare la materia, fermo restando ovviamente le criticità che sono state evidenziate, che però non sono state formalizzate né in commissione con gli emendamenti né oggi mi sembra con il Consiglio. Per cui io manterrò il parere favorevole che ho espresso in commissione. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Tutino, prego. Consigliere Giuliano. Non, ancora no, non lo so, poi se cambia idea non lo so. Prego, consigliere Tutino. Come già votammo favorevolmente sulla delibera di iniziativa popolare per il regolamento per la tutela dei rumori ambientali, quindi lo ricordo, come già votammo allora positivamente su quella e purtroppo inutilmente, ed era criticata dal Dipartimento, così questa delibera, che non è certo eccezionale rispetto a quella, ci vedrà favorevoli perché riteniamo importante dotare l'amministrazione di uno strumento per tutelare i cittadini dall'inquinamento ambientale, uno strumento che sarà comunque perfettibile, ma che comunque consentirà attraverso delle normative di intervenire su situazioni diventate ormai molto gravi in giro per la città. Grazie. Consigliere Giuliano, prego. Allora, Presidente, no, io nel dire appunto, nel dare come Fratelli d'Italia un'astensione convinta, perché? Perché sentivo ovviamente le parole del Presidente della Commissione che rispetto, però in questo caso
non avendo la certezza che questo regolamento, questo nuovo, diciamo, meccanismo possa produrre dei vantaggi certi e definiti, e visto che comunque sia non siamo vincolanti, quindi neanche a dire che poi ci stringiamo le tempie per trovare qualche soluzione intelligente e poi che non venga presa in considerazione. Io mi sono un po' stufato, come direbbe il mio amico Rocco Seditano, consigliere, di fare le cose insomma che poi non si sanno dove vanno a finire. Per cui su questo argomento, visto che non c'è proprio tanta chiarezza, visto che comunque lo strumento non è proprio così idoneo a comprendere tutto quello che poi sia il settore e che dovrebbe meritare un'attenzione particolare, in virtù di questo io penso che già un'astensione sia una positività nel lavoro effettuato dall'amministrazione, che ultimamente, negli ultimi mesi, l'amministrazione centrale mi lascia molto a desiderare, quindi non ho più tanta fiducia in quello che dicono e che fanno. Grazie. Allora, consigliere Stolitano, in difformità dal gruppo? Sì, grazie. Prego. Per la Presidente, colleghi consiglieri, no, io ho seguito poco questo argomento, ma per coerenza a quello che ho detto in queste settimane, devo continuare a essere coerente. E mi dispiace quando qualche consigliere così segue le problematiche di quei signori che vengono qui, si lamentano che c'è il rumore, che il bar sotto la loro piazzetta fanno confusione fino alle 4 del mattino. Allora il consigliere li segue lì e cerca di strappare qualche consenso. E io lo dico non è perché io anch'io faccio così, mica io sono diverso da tutti voi. Io spero che voi la prossima consigliatura non venite nessuno eletti come voi pensate che non verrò eletto anch'io. Perciò è una guerra continua però bisogna essere coerenti. Scusate, per cortesia. Non bisogna. Posso finire? Prego, si esprime in difformità dal gruppo del PD. Consigliere Matro. Consigliere Medrona, per cortesia, consigliere Stolitano, dichiarazione di voto per cortesia. Scusate, per cortesia, consigliere Medrona, per favore. Consigliere Stolitano, dichiarazione di voto. Sì, però lei, se non riesco a dirlo, posso provare a motivare il mio voto? Allora, detto questo, la coerenza vuole che, innanzitutto, avevamo detto che e questi pareri che ci manda il comune, a chi diamo il parere che se non c'è più il sindaco, al commissario che è impegnato al giubileo di territorio, di che cosa stiamo parlando? Perciò era il caso che si scrivesse, si fa un documento di consiglio in cui si dice che i pareri sono sospesi a nuova giunta politica, non commissariale. A. B, come ripeto, un documento così importante che è soprattutto sempre quel concetto che si deve fare l'autonomia dei municipi, perché il territorio di Capannelle, consigliere Giuliano, lei che è esperto del territorio. Giuliano, non è un intervento, è una dichiarazione di voto, per favore, sì. Faccia la sua dichiarazione di voto. La mia dichiarazione di voto, e per quello che ho detto, così lei ha capito e soprattutto anche qualche insieme capisce, io sono contrario a questo parere. Va bene. Grazie. Allora, consigliere Lenci, prego. Grazie Presidente. Ma io... Calmi consiglieri. Ci calmiamo un attimo, altrimenti non si capisce niente. Prego, consigliere Lenci. Io vorrei solamente riallacciarmi a quello che è stato detto poco fa. Cioè, essere in grado di fornire degli strumenti idonei per gli uffici vuol dire inserire delle cose che possano essere positive poi sul territorio. Cioè, non è che io devo votare per forza quello che mi trovo, dice, almeno è qualcosa di in più. No, noi siamo qui per cercare di lavorare e cercare delle soluzioni migliori. Se riteniamo che gli strumenti che abbiamo non sono abbastanza, perché devo votare a favore
una cosa, come dice Monica Lozzi, la meno peggio. Non sono d'accordo. Quindi, secondo me, sarebbe, visto che probabilmente non avremmo potuto fare un lavoro, perché poi alla fine il problema è questo, è che non siamo ascoltati, allora come penso che sia più corretto bocciare, cioè dire no, basta, perché l'astensione non porterebbe a nessuna cosa. Votare in parere favorevole con le osservazioni che poi nessuno osserverà, perché vanno avanti come treni, quindi io in questo momento mi sento di dire no, non ci sta bene, questo non è lo strumento idoneo e non te lo voto, grazie. Grazie, consigliere Matronova. Anche Forza Italia esprime parere contrario per una motivazione ben chiara. Se ci sono state molte commissioni che hanno trattato questo parere, credo, e tra una di queste c'è stato anche un funzionario del Dipartimento che ha spiegato abbastanza bene cosa succedeva e cosa sarebbe successo con questo regolamento. Se questo funzionario non è riuscito a convincere i membri del PD che hanno la maggioranza all'interno della commissione e questa commissione non ha espresso parere, beh, io credo che non è che in questo consiglio possiamo esprimere un parere favorevole, sarebbe assurdo, perché credo che soltanto il presidente abbia espresso parere favorevole, il presidente della commissione. Arrivare qui adesso che una parte del PD si astiene, un presidente vota favorevole, beh, credo che qui la politica non c'è più coesione, non c'è più unione, ragazzi, stiamo andando proprio alla deriva. Ve lo dico perché adesso se uno alza la testa gli sgonfiano le gomme, perché, e lo riportano a terra. Siamo arrivati ai punti, a livelli di minacce, quindi la politica sta prendendo una brutta piega degli arroganti che fanno queste cose, perché giustamente sono arroganti, sono forti. Loro sanno chi sono io non so chi sono loro, pertanto qualche problema ce l'ho io, come non credo che ce l'abbiano loro. Esatto, però nessuno riesce a fare un corpo unico con tutti i consiglieri, perché io credo che quello che sia successo al consigliere Matrono la poteva succedere tranquillamente a uno di voi, come credo che sia successo a qualcuno di voi che si è opposto a un certo modo di fare politica, o meglio, perché credeva nella politica di fare un qualche cosa di buono con la politica e nella politica. Evidentemente facendo questo atteggiamento ha dato fastidio a qualche cosa. E adesso lo dimostra oggi questo fatto, che c'è un regolamento, c'è una commissione che si è riunita, che ha fatto più commissioni, con funzionario del Dipartimento, ripeto, che è venuto, ha cercato di spiegare, di convincere. La maggioranza del PD non ha espresso parere, quindi pertanto la commissione non ha espresso parere. Arrivare oggi così, zoppi, perché oggi siamo zoppi. Qua una parte vota favorevole, si astiene, noi siamo contrari, lui è contrario, quello è favorevole, voi vi astenete, siamo finiti. Questi saranno i peggio 6 mesi della politica di questo municipio. Da qui a giugno sarà lo schifo della politica. Scusate, pertanto ribadisco il voto contrario di Forza Italia. Allora, consigliere Lotto, in difformità dalla consigliera Lenci? Lei è quel gruppo misto, capogruppo. Se lei si esprime in difformità, va bene. Prego. Io ho accolto con molta positività il regolamento nella commissione, visto che erano già 2 anni che ne parlavamo, avevamo giustamente, come dicevano altri consiglieri, avuto parecchi reclami di situazioni rumorose, però sinceramente quando poi abbiamo analizzato questo regolamento e l'abbiamo visto, ci siamo resi conto che non c'era nulla che tutelava, che riusciva ad aiutarci per fare qualcosa per aiutare questi cittadini. Quindi a un certo punto ci siamo resi conto che questo regolamento non aggiungeva nulla a quello che già c'era, e ci è stato detto che regolamentava, ma alla fine e quello che c'era stato detto prima che ci fosse questo regolamento era la stessa cosa. Quindi accogliendo il lavoro fatto dal Dipartimento, che è comunque va apprezzato, però comunque non sono d'accordo, quindi mi asterrò comunque nella votazione. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Allora, non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi passiamo
alla votazione, ripeto, il parere, la delibera, la proposta di delibera è arrivata in consiglio, diciamo, senza l'espressione parere da parte della commissione. Quindi, diciamo, il parere che verrà scritto sulla delibera sarà l'esito del voto del consiglio, d'accordo? Chiaro che allora, visto, diciamo, il dibattito che c'è stato in consiglio tra pareri favorevoli, pareri contrari e poi diciamo, il voto di astensione che non va riportato, mi sembra, diciamo, che la maggioranza sia un po' l'espressione per voto contrario. Quindi io metto in votazione se si è favorevoli o contrari al parere contrario, perché, diciamo, altrimenti poi la delibera non sappiamo come scriverla, va bene? Allora metto, scusate, d'accordo con gli uffici, dopo aver consultato il segretario del consiglio, dottoressa Amato, allora io metto in votazione la proposta di delibera con il parere contrario. Allora, per che cosa? Per il fatto, Presidente, che se la Commissione non ha espresso parere, il voto che noi esprimiamo è sulla delibera così com'è. Quindi, se voi, quindi non mette in votazione il parere contrario, il favorevole al parere. Non c'è espressione di parere della Commissione, quindi noi votiamo quello che c'è. Se esce il parere favorevole, è favorevole alla delibera. Se è contrario, è contrario alla delibera. Se siamo tutti astenuti, il Consiglio non esprime parere. Questo è. No, ha detto in questo momento che esprimevamo il parere al parere contrario. Non è così. Scusate. Ma allora, io credo che se la maggioranza del Consiglio vota a favore dell'atto sulla delibera, ci sarà voto a favore. Se la maggioranza del Consiglio vota contrario, metteremo contrario. Se la maggioranza del Consiglio si astiene, è chiaro che non c'è nessuna espressione di parere. Non c'è nessuna espressione. Aveva detto un'altra cosa, Presidente, che avremmo votato il parere favorevole o contrario a un parere contrario. Questo è quello che lei ha detto. Io devo mettere in votazione. Scusate, consigliere Lozzi, con molta calma. Io devo mettere in votazione. Mette in votazione su che cosa? Su quale parere? Ma non c'è niente. Se c'è un parere. Allora, Presidente, sospende il Consiglio. Faccia condurre a me il Consiglio. Allora, sospendiamo 5 minuti del Consiglio col segretario del Consiglio, ci vediamo in capigruppo. Allora, prego, per cortesia, riapriamo il Consiglio. Allora, procediamo in questo modo. Il Consiglio si esprime, diciamo, due volte. E la prima volta su quale parere inserire nella proposta di delibera. Se prevale il voto favorevole dei consiglieri, qui scriviamo voto favorevole. Se prevale il voto contrario, mettiamo il parere contrario. Poi rimetto in votazione la delibera con il parere scritto in delibera che è l'esito della prima votazione. D'accordo? Chi vuole inserire parere favorevole? Scusate, stiamo un po' attenti, è una cosa che non è mai successo. Allora, vediamo se abbiamo capito, siamo un po' lenti noi. Allora, chi vuole che su una proposta di delibera sia riportato parere favorevole
alza la mano. Nessuno? Allora, chi vuole che nella proposta di delibera sia riportato parere contrario, alza la mano. Allora, sei pure io. Allora, scusate, per cortesia. Si dovrebbero rifare le dichiarazioni di voto. Allora, chi si astiene? Non mi convince. Presidente. Sì. Secondo me non è possibile questa cosa, Umberto. Se la commissione ha espresso parere. Scusate. Credo che oggi abbiamo fatto. Scusate. Sì. Allora mi stai dicendo che adesso abbiamo votato per la delibera, però. Allora, credo che oggi abbiamo fatto un po' tilt, tutti quanti. Consigliere Cofano, mi dica. Scusi, Presidente, no, una comunicazione veramente per uscire un po' da questa impasse. Io chiedo all'ufficio di presidenza di verificare se è già avvenuto un precedente in questo senso, ossia che una commissione permanente non ha espresso parere su una proposta di delibera che veniva dal Campidoglio. Chiedo di verificare questa cosa perché a me risulta che un precedente ci sia e quindi seguiamo eventualmente il leader su quel precedente. Possibile verificare i precedenti casi, capisco che sia un lavoro un po' antipatico adesso, però non mi convince. Bisogna rifare le dichiarazioni di voto, non si è capito niente, Presidente. Che cazzo. Chiudiamo la cosa, poi vediamo come farci. Allora, scusate, chiudiamo, per favore, per favore, allora, siccome nel conteggio dei voti, allora, i voti contrari, c'entra proprio. E non voto, mantengono il numero legale. No, attenzione, però, chi si astore sta parlando di assessori. Gli assessori hanno il dovere di partecipare
alle relative sedute consigliari, come siano proposte di deliberazione scritte ad ordine. Mica vota. Dov'è l'assessore competente? A me che no. Me lo metta per parte. Certo. Che il consigliere Cogliere fa presente che sono presente assessore. Ma non ho capito, vabbè, allora, siccome, ripeto, allora, se nell'espressione dell'orientamento, scusate, per cortesia, vado avanti io, ma assumo io la responsabilità, poi chi vuole impugnare la impugna. Allora, siccome nell'espressione di voto i voti contrari sono stati maggiori più dei voti a favore, perché l'assenzione... Il numero, gentilmente, Presidente. Io ascolto all'Aula, faccio vedere il numero. Il totale dei presenti, scrutatori? Scusate, per cortesia però. Allora, i voti contrari sono stati 8, i voti favorevoli nessuno. Chiaro? Quindi prevale il voto contrario. Allora, l'astensione serve solo per mantenere il numero legale. Stiamo votando la delibera, non sto votando la delibera, sto votando, scusate, per cortesia, sto votando il parere da scrivere sulla delibera e poi metto in votazione la delibera. No, Presidente, d'accordo? Presidente, mi guardate, io faccio così, chi è d'accordo? No, Presidente, mi scusi, allora, però, Presidente, io non sono... No, scusate. Per favore, non è possibile, non è possibile modificare un testo in questa maniera quando la commissione ha espresso parere. Ci sono stati altri casi in cui la commissione non ha espresso parere. Dobbiamo verificare come è andata le altre volte, perché è già successo. Non possiamo bypassare l'astensione serve soltanto per mantenere il consiglio. Per favore, scusate, io non ho dato la parola, ne scondiamo al consiglio sanitario, basta, per cortesia, vado avanti io. Allora, mi assumo io la responsabilità. Allora, siccome nell'orientamento, nella votazione di orientamento del consiglio è prevalso l'espressione di voto contrario, io metto in votazione, scusate, metto in votazione la delibera che contiene il parere contrario. Allora, chi è favorevole? Allora, ripeto, si vota? Chi è, per favore, chi è favorevole al parere contrario? Allora, poi chi è contrario al parere contrario? Ripeto, chi è contrario al parere contrario? Nessuno. Chi si astiene al parere contrario? Allora, quindi 9 si sono espressi per, cioè con voto favorevole al parere contrario. 9. 11 si sono astenuti, nessuno ha votato contro, quindi l'atto non viene approvato. Perché la maggioranza di 20 è 10+1. Se non esiste più, bisognava pensarci prima. Allora, quindi il parere contrario non è stato approvato, chiaro? Ma non arriva
No, non è un, certo non è un parere favorevole. Non è passata. Allora, scusate, allora, chiuso questo, un po' parecchio contorto, passiamo al punto numero 2. Regolamento, mercati straordinari e specializzati e mercatini di Natale. Prego, consigliere Caccomo. Dovete restituire il gettone di presenza. Oggi non avete mandato un documento al comune. Consigliere Caccamo, prego. Colleghi consiglieri, se mi permettete, non mi permetto. La consigliera Caccamo sta parlando. Prego consigliere. Allora, presento questa proposta di deliberazione. Si tratta di un regolamento che viene proposto dalla Giunta Capitolina a completamento e aggiornamento della precedente normativa risalente al 1997 all'anno 2000, normativa che disciplina lo svolgimento di mercati straordinari specializzati e mercatini di Natale, che creano tra l'altro punti di aggregazione, momenti di socializzazione e incontro tra cittadini, mantenendo sempre carattere soprattutto sociale, culturale e turistico e integrandosi con le attività commerciali già presenti sul territorio. Per questo il regolamento in esame dettaglia le specializzazioni merceologiche, questo è il pregio di questo regolamento. In questo documento vengono dettagliate le specialità merceologiche in vendita e specificando che dovranno essere oggetti di piccolo antiquariato, collezionismo, artigianato creativo, modernariato, eccetera. Inoltre specifica le giornate, gli orari di esercizio, i soggetti legittimati all'attività, le forme di gestione, i criteri per l'assegnazione che dovranno essere previsti in un bando pubblico qualora questi mercati siano realizzati su iniziativa dell'ente pubblico. Stabilisce inoltre in maniera dettagliata anche le sanzioni da applicare in caso di inadempienza. Comunque questa proposta di delibera, pur essendo così dettagliata, prevede anche spazi decisionali riservati ai municipi, quali enti di prossimità sensibili alle esigenze dei territori. La Commissione Commercio, nell'esaminare il documento, apprezzando questo dettagliare della normativa, però ha voluto anche proporre alcune osservazioni a completamento e arricchimento del testo. Esattamente abbiamo proposto 3 osservazioni. La prima riguarda l'entità della cauzione provvisoria richiesta al soggetto gestore a garanzia della serietà dell'offerta, che nel documento è prevista pari a un importo del 2% del canone COSAP. Invece la Commissione ha pensato che fosse opportuno elevarla ad un 50% del canone COSAP che il gestore dovrà versare nel caso poi realizzi l'iniziativa. Con la seconda osservazione, la Commissione ha ritenuto necessario specificare che nei mercatini di Natale devono esclusivamente essere posti in vendita prodotti tipici natalizi, così come sono stati elencati nell'articolo 5 al comma 6. Quindi la Commissione ha proposto di sostituire la parola possono con la parola devono esclusivamente essere posti in vendita i prodotti tipici del Natale. L'ultima osservazione, proposta e approvata dalla Commissione, dice che in caso di vendita di oggetti preziosi, esplosivi, armi, materiale pornografico e animali, peraltro articoli
proibiti nell'articolo 5 del testo stesso, si dovrà prescrivere, oltre all'elevazione della sanzione prevista già nel regolamento, si dovrà prevedere inoltre il sequestro immediato della merce. Quindi questa proposta ha ricevuto il parere favorevole della Commissione, parere favorevole all'unanimità da parte della Commissione, ed è accompagnata anche da un parere favorevole della Giunta. Quindi penso questa è stata un'operazione molto apprezzabile, perché finalmente ha dettagliato in maniera specifica queste attività che altrimenti erano normate in maniera alquanto generica. Quindi questo è un arricchimento della normativa sicuramente apprezzabile, e mi auguro che l'Aula possa accogliere favorevolmente questa delibera. Grazie. Grazie a lei, consigliera Caccamo. Apriamo la discussione. Ci sono interventi? Ci sono interventi? Consigliera Carus, prego. Sì, Presidente, colleghi consiglieri, no, soltanto una precisazione. Sull'atto abbiamo lavorato in commissione, anche se purtroppo su alcune procedure normative che poi sono state in qualche modo anche rievidenziate e messe all'interno dell'osservazione, è stato fatto presente che alcune fossero già mosse, diciamo, da normativa regolamentata, quindi l'inserirla all'interno delle osservazioni è in qualche modo rievidenziare alcuni punti che però dovrebbero essere già previsti da normativa, e che quindi magari con un approfondimento che avremmo potuto avere anche con chi si occupa ad esempio della parte sanzionatoria, che poi è stata eliminata tra le osservazioni perché era proprio uno dei punti in cui ci sembrava ci fossero delle criticità, ovvero una sanzione troppo spesso un po' bassa rispetto a quello che poi è la realtà dei fatti. Forse avremmo magari dato ancora qualche altro parere in più, però c'è da dire che anche gli uffici hanno accolto favorevolmente il fatto che le merci e il fatto che questo regolamento vada a specificare e quindi agevolare anche i procedimenti che ad oggi sono in atto sui mercatini natalizi. Ecco, forse su alcune osservazioni possono sembrare, secondo me in alcuni casi sono anche un po' in questo senso ripetitive, nel senso positivo del termine, evidenziano alcune parti della normativa che secondo me già sono previste. Forse sarebbe stato interessante anche capire da parte della Polizia Locale quali sono i criteri con cui le sanzioni vengono poi applicate, perché c'è un margine di minimo, un margine di massimo che non viene ben specificato e che a molti dei commissari è sembrato anche un po' irrisoria in alcuni casi. Quindi credo che le osservazioni vadano semplicemente a rafforzare una normativa già esistente. Forse un approfondimento in più sotto questo punto di vista ci avrebbe permesso di capire il modus operandi all'interno del settore. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Matrondolo, prego. Vabbè, tanto noi siamo stati quelli che abbiamo collaborato a cambiare alcuni pezzetti di questo regolamento, dove ci siamo sempre battuti affinché i mercati natalizi siano fatti proprio come mercati natalizi, perché fino adesso abbiamo visto solo mercati mutandeschi, calzineschi, calzine, mutande, roba varia. Invece con questo regolamento, dove invece di devono, cioè invece di possono, e abbiamo messo la tassativamente devono, credo che qualcosa cambi. La cosa che non riesco a capire, ma il mercato qua davanti che mercato è? Scusate, perché tutti me lo chiedono. Che mercato è? C'entrava questo. C'è? Sono diversi anni che c'è questo mercato. Quindi quello c'ha tutti gli anni, quello fa qua davanti. No, per saperlo, perché in commissione... Vabbè, forse bisogna chiedere alla Giunta. Ma... No, io ho chiesto alla Presidente della Commissione per capire, perché dobbiamo capire se questo rientra nel mercatino natalizio o nel mercatino sociale, perché... È questa la situazione, che l'anno scorso è stato
bypassato il natalizio e è diventato sociale. Stavolta che sarà, sociale o natalizio? Non lo so. Temi sociali, artigianali, natalizio? Controlleremo, ci informiamo. No, è bello che la commissione si deve ancora informare. Io mi sarei informato come ho visto il primo gazebo montato. Però evidentemente non sappiamo neanche chi ci ha dato l'autorizzazione qua davanti, se è stata la giunta, se sono stati gli uffici, se siamo stati... Noi non credo, perché io non me lo ricordo. E noi non sappiamo nulla, cioè per sapere non è che sto facendo una critica, che magari uno mi chiama e dice ma chi è che l'ha autorizzato? Che ne so, a Caccamo, De Simone, poi vengono i nomi dal pulpito, arrivano dei nomi, De Simone, Caccamo, quindi... Allora voglio dire, speriamo che questo regolamento metta fine a qualche cosa, perché è assurdo che un municipio dove noi egregiamente svolgiamo il nostro lavoro per migliorarlo, per far sì che tutti siano meglio, ci troviamo ancora a fare dei mercatini senza che sappiamo da dove vengono, perché questo è uno, poi ci sarà San Giovanni Bosco, lo stanno facendo, non sappiamo che temi svolgeranno, non sappiamo nulla, però giustamente la commissione nostra, che è una commissione che io stimo perché lavora, anche se ogni tanto lavora a senso unico, però lavora, no? Devo dire che ci mette l'impegno e la tenacia per mandare avanti e delle volte accetta pure le nostre correzioni dopo aver sentito l'assessore, naturalmente, perché non è che se fanno così le modelle. E allora, ritornando al regolamento, credo che sia un regolamento che metta qualche paletto a questi mercati che sono partiti natalizi, sono diventati specializzati e poi sono diventati straordinari. Sono tre cose diverse. Dipende da quale parte vedi, come vedi il bicchiere, mezzo vuoto e mezzo pieno, come voglio oggi. Questo qua davanti è natalizio, ma non c'è roba natalizio, no? Questo è specializzato, perché questo qua davanti, qualche consigliere storce, perché sicuramente conosce l'associazione, quindi giustamente sorride e ghigna. E allora dirà qua davanti, non c'è tema natalizio, ok, allora ci sarà quello, sarà forse specializzato, allora ci sarà chi lavora al cuoio, chi lavora le sedie. Se non c'è questo, che sarà straordinario? E che farà lo straordinario? Venderà le mutande, le canottiere, le mutande, perché questa poi sarà... Io mi sono sempre battuto, perché ho sempre detto all'interno di questo municipio, e sembra assurdo, ho sempre detto, usiamo il tema mercatino natalizio, ma di Natale non c'è nulla. C'è di tutto, ma meno che il del Natale. Qualcuno ha detto, ma noi vorremmo farlo come Bolzano. Ma stiamo lontano 1000 anni luce da Bolzano, dalla Germania 2000 anni luce, non riusciamo a fare un mercatino degno del nome natalizio, perché questo è il tema. Natale significa tema di Natale, belle casette, bei temi, bello tutto, ma no, sempre le stesse cose per favorire sempre queste benedette associazioni che non so da quale parte vengono, ce ne sono quelle buone, quelle meno buone e quelle arroccate o taroccate. Noi speriamo che questo qua davanti, che l'anno scorso è stato un bel mercatino, ripeta quello che ha fatto già l'anno scorso. Spero che Piazza San Giovanni Bosco faccia lo stesso percorso, poi degli altri non lo so, perché non sappiamo manco dove vengono messi, perché tanto non sappiamo se il tema sarà straordinario, natalizio o specializzato. Grazie. Quindi noi siamo favorevole. Grazie. Altri interventi? Consigliere Coglia, prego. Sì, faccio contemporaneamente la dichiarazione di voto. Diciamo, noi siamo sicuramente favorevoli, perché riteniamo che sia un passo avanti questo regolamento per regolamentare le attività sia dei mercatini natalizi che dei mercati straordinari. Può essere migliorabile, ma è accettabile come regolamento. Sicuramente andava inserito l'emendamento, come abbiamo fatto in commissione, del possono, devono, perché era fondamentale per discriminare le categorie merceologiche. Se l'avesse letto il consigliere Madronola,
saprebbe che in questo modo discriminiamo le categorie mercatologiche dei mercatini di Natale, che non possono essere appunto abiti usati, che sono quelli che riguardano invece i mercati straordinari. Quindi riteniamo che in questo modo daremo decoro e lustro ai mercatini natalizi della città di Roma, e personalmente io ho visitato il mercatino qui davanti, ritengo che sia un buon mercatino, che abbia delle categorie merceologiche compatibili, anche se ritengo che la Commissione debba in qualche modo poter intervenire poi in eccezione su eventuali mercatini che non dovessero rispettare queste categorie. Allora, questo regolamento ci permette di farlo, ci permette di dire questa categoria non è adeguata, questo mercatino non è adeguato alla situazione. E invito tutti i consiglieri che fanno parte della Commissione a ricordare comunque che c'è stato anche un tentativo municipale di fare un regolamento dei mercatini OSP di Natale e non di Natale, però purtroppo era naufragato. Allora, buttiamoci questa cosa alle spalle, prendiamo il bene che viene da questo regolamento, portiamolo avanti con l'intento di migliorare il decoro della città, e noi saremo sempre favorevoli a migliorare il decoro, la cultura e l'etica di questa città. Grazie. Grazie consigliere Coia. Ci sono altri interventi? Consigliere Sterità. Sì, sono preparato, Presidente. Sono tanti anni che parliamo di mercatini natalizi in questo municipio. Io sono stato sempre contrario e per coerenza, come dicevo stamattina e come dirò adesso e come dirò nelle prossime argomenti che verranno pareri del Comune, non si devono dare. Noi dobbiamo lavorare perché questo municipio diventi, questi municipi diventano autonomi, e soprattutto perché non è possibile questa cosa. Io sono contento invece di questo parere che arriva sui mercatini natalizi. Adesso, a Natale, qualcuno doveva farlo molto prima, perché magari qualcuno si poteva organizzare, Presidente. Perciò, perché un argomento natalizio è bello, avere un mercatino a Gregna, bello, avere un mercatino a Re di Roma, bello come questo qui davanti. Perché, Presidente, mi permetta di ricordarglielo, questo qui davanti sono stato io il primo a proporlo. Presidente, mi segua, io parlo solamente con lei, Presidente. Sta parlando con lei, no? Prego, consigliere Sterità. Allora, mi piace la scuola perché lei non c'era nel 2001 e io ero Presidente della Commissione Commercio e proposi questo mercatino qui davanti perché quei ragazzi andavano aiutati. Però mi farebbe piacere che questo mercatino si possa spostare negli altri sede del municipio, per esempio a Piazza Re di Roma, o lì c'è qualche che non si può fare. Allora, questo è lo spirito natalizio, no? Che qualcuno vende prodotti non natalizi. Perciò questo regolamento, io, la signora Stella Caccamo, che stimo e ormai voglio anche bene, dopo un anno e mezzo devo dire che, e questo, però noi dobbiamo fare in modo che il nostro regolamento del municipio lo dobbiamo adottare e fare in modo che Morena va fatto un bel mercatino, ma non il mercatino del sabato, che a mio parere è stato fatto male il bando. Però quello è un altro argomento, lo vedremo qualche volta in qualche commissione, se ancora dura questa consigliatura, speriamo di no. Però, ecco, come ripeto, io sono veramente arrabbiato che dopo tanti anni arriva al municipio un parere sotto Natale sulla delibera natalizia. Non è possibile questa cosa. Se fosse arrivata a settembre, se fosse arrivata a giugno, noi ci eravamo organizzato e prendevamo spunti del parere comunale sui mercatini e potevamo fare. Poi, naturalmente, a tutti questi mercatini c'è da guardare anche, perché il mercatino nostro adesso che non l'ha gestito l'ufficio commercio,
tranquillizzo, l'ha gestito l'ufficio di cultura, che ci azzecca il commercio e la cultura. Allora, l'altra, nelle scorse, negli anni passati lo faceva il commercio, perciò la colpa da tutta De Simone. Bene o male, associazione sì, c'era Pizzuti che anche lei mercanteggiava con i mercatini, però non l'ha arrestata mai nessuno, perciò è come tutti quanti, una un po' ruffona, però devo dire che poi fondamentalmente ci metteva un po' di cuore. Perché poi va detto, io, la signora Pizzuti, che è stata presidente anche lei della Commissione Commercio, anche lei ha avuto a che fare con le associazioni, perciò ecco, questo argomento è un argomento che merita studio e ci servono sempre i fondi, perché bisogna, scusi non capisco, finisco subito consigliere Ciancio, e la cosa che dobbiamo tenere presente è la vigilanza di questi mercatini. Perché se non c'è vigilanza, e naturalmente la vigilanza, il comando dice non c'ho gli uomini, se non c'ho gli uomini che vigilanza facciamo? Ci vogliono i straordinari per i vigili urbani, che vadano a fare un controllo, perché se no poi parte da mercatino natalizio che devono vendere la Madonnina, il presepe, e si ritrovano con la mutandina di Madronola. E allora questo non va bene, perché... usa i box Madronna, non lo so, qualunque cosa usa è sgradevole, e perciò la mia invito alla Presidente Caccamo, che da questo spunto di questo regolamento comunale si inizi un percorso ormai per i prossimi consiglieri, che voi non sarete più rieletti, perciò i futuri consiglieri verranno avere un modo di rifare il regolamento sul mercatino natalizio, quando ci sarà soprattutto l'autonomia dei municipi, perché così fatto non funziona. Grazie Presidente. Grazie. Altri interventi? Consigliere Cerconi, prego. Buongiorno a tutti consiglieri, Presidente. Nell'anno della misericordia se ne esce il consigliere che mi ha preceduto dicendo che lui anni prima ci aveva pensato aiutando dei poveri ragazzi a fare un mercatino natalizio. Lo ringraziamo e rispondiamo al fatto che forse non saremo rieletti col fatto che lui so 20 anni che sta qua e il bando ancora non l'aveva fatto. Però oltre a questo vorrei... ma io sono stato eletto consigliere. Sì, sì, sì. Consigliere Cerconi. Io però ho fatto un mio intervento e non l'ho neanche nominato. Quindi se qualcuno interviene è perché si sente... Consigliere Cerconi, parli un po' a tutto il consiglio. Prego. Come forza. No? Prego. A voi sto parlando. Allora, allora, per quanto riguarda il lavoro che abbiamo effettuato in commissione riguardo al parere sui mercatini natalizi, Fratelli d'Italia ha partecipato e trova essenziale portare avanti questo lavoro. Lo trovo essenziale essenzialmente perché bisogna smetterla con questi affidamenti diretti. Le parole che sono uscite oggi dal Consiglio, dalle parole del Consiglio, emerge che effettivamente uno aveva possibilità oggi di fare un mercatino solo se qualche consigliere misericordioso se ne accorgeva, effettivamente decideva che essendo l'amico dell'amico poteva poi concretamente fare un mercatino, altrimenti se non conoscevi nessuno, anche a parità di capacità o forse con maggiori capacità e maggiori possibilità, con un'offerta diversa, si poteva anche ampliare l'offerta. Il regolamento effettivamente interviene su un periodo che è un periodo particolare ed è fondamentale anche che si siano messi dei paletti, periodo natalizio in cui con una crisi come quella economica che sta attraversando il nostro paese si sicuramente deve guardare con molta attenzione il commercio e deve tentare di rilanciarlo in ogni occasione. Su questo penso che siamo tutti d'accordo, l'abbiamo detto anche nella commissione, quindi i paletti che vengono messi sono anche un motivo per aiutare anche i commercianti, per rilanciare sulle vie principali il commercio. Il problema, ovviamente io ho notato, come è stato già detto, che ci sono piccole imprecisioni riguardo soprattutto al sistema sanzionatorio, con dei riferimenti di legge non molto chiari,
ma che effettivamente nel complesso racchiudono e danno un non il sistema sanzionatorio, ma l'idea che è alla base del sistema sanzionatorio è quello di garantire la peculiarità di questi mercatini e quindi garantire in qualche modo il commercio fisso, perché è giusto che non venga venduto qualcosa che poi si può effettivamente trovare in un altro negozio, si può trovare da, insomma, da un altro commerciante che svolge la sua attività non solo nel periodo natalizio, ma durante tutto, insomma, durante tutto l'arco dell'anno. I problemi che abbiamo maggiormente riscontrato, e questo bisogna dirlo, sono riguardo l'ex nono municipio, perché effettivamente l'ex decimo municipio, in un modo o nell'altro, se vogliamo guardare il bicchiere dal punto di vista non del commercio ma dell'uos ex e quindi dal punto di vista culturale, chi lo sapeva si è, passatemi il termine, arrabattato, e quindi alla fine i mercatini nel decimo municipio, vuoi o non vuoi, sono sempre stati fatti. Il problema più grande è stato però per l'ex nono municipio, che da qualche anno a questa parte ha visto completamente scomparire qualsiasi forma di mercato o di manifestazione in piazza da parte anche di commercianti. Io sono dell'idea che non tutti i commercianti e non tutte le associazioni di commercianti sono contrarie ai mercatini natalizi, perché noi dobbiamo sempre vedere, io di questo sono convinta, i due lati della medaglia. È vero che si aggiungono dei, tra virgolette, passate in termine, dei rivali nel commercio, quindi delle persone che potrebbero anche togliere effettivamente parte della clientela al commercio fisso, ma noi dobbiamo creare le condizioni per cui quei mercatini natalizi siano polo di attrazione per un turismo, passatemi, per un turismo commerciale più ampio, e quindi riproporre, io parlo per esempio di Via Appia, dell'utilizzo di Piazza Re di Roma, e quindi di riproporre una via vai di persone che hanno voglia di comprare e che vogliono comprare e hanno piacere nel comprare, perché oggi come oggi rendiamoci conto che la tendenza è quella di comprare tutto su internet. In questo modo noi faremo morire il commercio, che è il commercio che in realtà è il tessuto economico di questa città. Quindi secondo me questo bando va nella direzione giusta, nonostante le piccole imprecisioni, però mi raccomando, questa espressione di parere, perdonatemi, questo parere che noi diamo sui mercatini natalizi. Ora pensavo al bando perché ricollegavo giustamente il regolamento, cioè l'idea di regolamentare, di permettere comunque a tutti di fare la loro offerta, perché fino ad ora, dobbiamo dirci, non è stato così. Quindi per quanto riguarda Fratelli d'Italia, vanno bene i paletti che sono stati messi, andiamo verso la trasparenza, perché la trasparenza, fare un regolamento, è l'unico modo per ampliare l'offerta, per far vedere che l'amministrazione effettivamente è dalla parte dei cittadini e tutelare anche i commercianti, che in questo modo vedrebbero comunque come polo di attrazione i mercatini che verrebbero messi in delle piazze principali, per aumentare comunque il flusso di persone che hanno voglia e che vengono invitate, insomma, ad attraversare le vie della nostra città. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Giulia. No, grazie Presidente, volevo aggiungere, in virtù dell'intervento della mia collega, che mentre ascoltavo anche la presentazione ovviamente della Presidente della Commissione, mi viene in mente che ultimamente dal Comune stanno arrivando ben troppi regolamenti, cioè è come se questa città non fosse mai stata regolamentata, no? E quindi c'è bisogno di fare il regolamento per comunque far capire o per mettere, insomma, delle procedure, di far diventare le procedure più chiare. Ora noi siamo bravi a regolamentare un po' tutto, no? Siamo bravi nel fare i nuovi regolamenti, come prima c'è stato anche quell'altro dell'altro parere, insomma, che ci ha diciamo, comunque ha chiesto da parte di questo consiglio un posizionamento, e troviamo difficoltà a volte perché non veniamo interpellati. In questo caso è stato modificato, sono stati messi dei paletti, quindi si è fatto un lavoro, però poi quello che manca è che noi siamo bravi a fare i regolamenti, siamo bravi a fare le consulte, siamo bravi a metterci comunque, no, a inserirci dentro l'argomento, ma quello che manca è poi chi controlla che questo regolamento venga comunque seguito del settore, degli utenti del settore. Nel settore, perché questo poi alla fine
è il grosso vulnus, cioè quello che poi manca. Noi facciamo delle carte precise, scritte, messe bene e poi non sappiamo chi, oppure nel saperlo non si può verificare un controllo se tutto ciò viene rispettato, ma questo vale un po' per tutti i settori. Ecco perché mi veniva questa riflessione che siamo in un momento in cui si fanno tanti regolamenti. Per quello che riguarda il mercato dei natalizi sono d'accordo nel cercare di dare maggiore enfasi, che quando tornerà questo regolamento approvato dall'amministrazione, quindi dal commissario, mi auguro che quando poi ritorna nei municipi si possa avere un quadro più ampio di questa attività, perché è settoriale, è fatta in un periodo particolare dell'anno, quindi non tutti i giorni, ma che possa tener conto di un quadrante di un municipio che ancora continua a parlare ex non ex decimo, invece di un municipio settimo che comunque gioco forza si è unito, e quindi un quadro più ampio di quelle che sono le attività che possono essere portate, no, da una da San Giovanni a Vermicino, perché è vero che non tutti gli spazi sono idonei, ma comunque ci sono altre possibilità per poter mettere in piedi questa cosa e far capire alla gente che, quindi al commercio fisso, che non è niente di contrapposto, ma che è comunque un'aggiunta alla festività e per dare un senso a quello che è anche la festività. Quindi anche gli articoli che vengono venduti in questi mercati natalizi devono essere precisi e definiti. Non si possono vendere le gomme di una macchina di un collega che le hanno bucate, insomma, si deve vendere qualcosa di chiaro, va bene? Però poi voglio utilizzare questo, tanto lei Presidente mi toglierà la parola, voglio utilizzare che noi pensiamo ai mercatini, noi pensiamo a queste cose giustamente, ma la prossima settimana, cari colleghi consiglieri, abbiamo due date importanti che passeranno inosservate. Io faccio un appello, lunedì viene il prefetto di nuovo qui e mi auguro che non facciamo i figuranti, perché continuiamo a fare i figuranti quando viene il prefetto, chiaro? E un'altra cosa molto grave secondo me è l'assemblea che farà la Presidente Fantino, prima di fare un ragionamento politico con il Consiglio. Consiglio Giuliano. Farà un'assemblea pubblica per sentire tutta la gente. La ringrazio di questo, ma siamo fuori tema. Lo so che siamo fuori tema, ma voglio utilizzare questo spazio per poterlo dire ai miei colleghi, di farla fine, di essere figuranti. Non ci incazziamo quando poi dopo qualcuno non ci come si mette a conoscenza o non ci chiede il nostro parere, perché non contiamo nulla. Contiamo quando possiamo farlo. Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole al parere favorevole? Impero tutti. C'è Bugliotto pure. Vabbè, facciamo una controprova veloce. Chi è contrario al parere favorevole? Chi si astiene? Approvato all'unanimità con 21 voti a favore. Allora, passiamo adesso al terzo punto, l'ordine del giorno. Allora, proposta di risoluzione di iniziativa della prima commissione avente ad oggetto tutela ambientale del territorio La Barbuta. Presidente della commissione, prego. Grazie Presidente, colleghi. Il testo della risoluzione che oggi è in valutazione al Consiglio nasce per iniziativa del collega Tutino, che ha formulato in prima battuta, in prima istanza, un testo di provvedimento che è stato posto all'attenzione sia della prima commissione ma anche della sesta commissione, in quanto l'originaria formulazione prevedeva l'istituzione anche di un museo finalizzato al ricordo, insomma, alla testimonianza dell'inclusione per Rom, Sinti e Camminanti.
Nell'ambito della discussione della Commissione Sesta si è deciso di nucleare quella previsione nel testo della risoluzione, ovviamente d'intesa con il proponente, per cui il testo di risoluzione che noi abbiamo avviato è stata epurata di quella parte e adesso riguarda la tutela ambientale del territorio della Barbuta. Con questa operazione ovviamente non si è depotenziata il provvedimento, anzi, anche se il testo risulta ora semplificato, direi che ben inquadra la finalità, insomma, che il proponente si è proposto di rappresentare e proporre al Consiglio. Debbo chiedere agli uffici un solido coordinamento formale, perché all'ultimo paragrafo della pagina 1, quando è riportato con risoluzione del 30 luglio, se è possibile aggiungere il numero 25, perché è stato proprio un refuso dattilografico, mentre nella prima, nel capoverso che precede, c'è scritto con risoluzione numero 20 del 2014, nell'altro capoverso con risoluzione numero 25 del 30 luglio. Io, insomma, non mi sono sentito di presentare l'emendamento, perché a pagina 1, l'ultimo paragrafo, con risoluzione numero 25 del 30 luglio, è univoca, quindi non è quella assegnata, la prima, quella precedente è la numero 20. Ok. La risoluzione fa seguito a due altre risoluzioni che il Consiglio ha già approvato. La prima, la numero 20, nell'11 novembre del 2014, di iniziativa della quarta commissione permanente, che chiedeva l'avvio dei tavoli volti al progressivo superamento del villaggio attrezzato e degli altri insediamenti che abbiamo sul nostro territorio. Nella seduta del 30 luglio, appunto, la risoluzione numero 25, il Consiglio ha approvato la proposta di risoluzione, che sempre su iniziativa del consigliere Tutino, volta al superamento dei campi rom e l'attuazione della strategia europea di inclusione, a seguito delle pronunce che ci sono state anche a livello comunitario. Io non la faccio lunga, perché voglio dare spazio anche al proponente di poter esporre il provvedimento che la Commissione ha fatto propria con un parere favorevole che abbiamo espresso il 2 di novembre scorso, per cui mi fermerei qui per dare spazio ovviamente anche al proponente di poter ragguagliare il Consiglio della finalità della proposta di risoluzione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Poli. Allora, apriamo la discussione. Chi pensa di poter intervenire? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Io accolgo volentieri l'invito del Presidente Poli a partecipare all'esposizione di questa idea e ad esporre anche come è nata. Questo Consiglio ha votato più atti che sono elencati in narrativa nel documento in merito all'inclusione di Rom, Sinti, Camminanti ed in merito alla chiusura, se mi aiuta un attimo Presidente in questa situazione, non aiuta molto alla... grazie. Data, consigliere sta parlando, per favore, prego. Quindi questo Consiglio ha già votato favorevolmente ad importanti atti a cui l'amministrazione deve dare seguito, ma sta tardando sia nell'amministrazione precedente, di cui rivendico di essere stato e di essere un grande amministratore, sia nell'attuale commissariamento, ovvero la chiusura dei campi di concentramento a Roma. Questi atti sono stati votati dal Consiglio Municipale però stiamo dimenticando un altro aspetto molto importante che è passato un po' inosservato, ovvero che in realtà la espressione politica e la verità politica di Mafia Capitale in gran parte sono stati manifestati
per la prima volta in questo municipio attraverso due eventi. Il primo evento è stato il convegno Campi Nomadi SPA, in cui sono stati esplicitati i costi e l'indotto economico della segregazione razziale, e il secondo episodio è stata in commissione prima un qualche cosa di molto importante, laddove il presidente Poli ha voluto convocare, in merito al progetto urbanistico di cementificazione della Barbuta attraverso la privatizzazione del campo di concentramento, quindi il progetto Leroy Merlin, che è saltato anche grazie alla cementificazione di quei terreni, è saltata anche grazie al fatto che in commissione è uscito fuori tutto ciò, poiché sappiamo che è stato in ambito urbanistico che l'ex assessore Caudo ha dato parere negativo a tale progetto. Quindi queste sono è un po' uno dei cuori pulsanti di Mafia Capitale, che puntava tra l'altro alla cementificazione di quei luoghi, che sono in totale continuità anche nella prospettiva verso i castelli con il parco regionale dell'Appia Antica, che è uno dei tesori più grandi che il nostro territorio, il nostro municipio, ma l'umanità intera ancora può trovare a Roma. Quindi anche un tesoro turistico. Sono molti, molti i movimenti di cittadini, le petizioni, le domande affinché vi sia un'espansione del territorio del parco regionale dell'Appia Antica lungo la direttiva dei castelli, quello che poi era, diciamo, il sogno e il progetto di Guido Ceronetti, che era proprio di dare questo percorso archeologico naturalistico che aprisse Roma verso i castelli romani. E in continuità con quel progetto, e quindi in totale continuità sia con i voti già dati da questo consiglio municipale sia con il progetto di Ceronetti di un percorso archeologico che arrivi verso i castelli, non possiamo non sanare quella terribile ferita non solo sociale ma anche archeologica ma anche ambientale rappresentata oggi dalla Barbuta. Come fare questo? Il progetto che abbiamo presentato e che la Commissione ha accolto favorevolmente verteva su più punti, tra cui per l'appunto la inclusione dell'attuale territorio della Barbuta, una volta inclusi gli attuali abitanti, definiamo così questa situazione terribile, gli attuali abitanti nel tessuto urbano, la inclusione del territorio della Barbuta nel parco regionale dell'Appia Antica, questo a tutela del parco, a tutela del verde, a tutela dei beni archeologici e dei beni ambientali che esso rappresenta, ma anche a tutela di chi vive in quei luoghi, che oggi è soffocato regolarmente dalle conseguenze terribili. Signor Tottino, un attimo solo. Sì. Scusate, se volete parlare andate nel corridoio e parlate, oppure uscite, per cortesia. Grazie. Prego, consigliere. Questo anche e soprattutto a tutela di chi vive in quei luoghi, che ogni giorno quasi è soffocato dai roghi tossici vi sono sviluppati per ragioni che sono ormai note a tutti. Quindi la tutela ambientale del parco come parco archeologico imporrebbe lo stanziamento di nuove risorse a questo riguardo, imporrebbe la tutela di quel territorio, imporrebbe il risanamento dell'attuale situazione ambientale, e sarebbe quindi un grande dono per i cittadini di tutto il territorio nella direttiva che va verso i castelli. Quindi sappiamo, insomma, che vengono affumicati da quei roghi tossici cittadini di Morena, ma da Statuario fino a Morena, insomma, tutto, da Capannelle fino a Morena si respira quel tipo di aria. E quindi sarebbe un regalo per quei cittadini, sarebbe un dono per l'ambiente, sarebbe un bene prezioso per l'archeologia e sarebbe in totale continuità col progetto di Guido Ceronetti e con ciò che è stato già votato da questo Consiglio. La ringrazio, Presidente. Grazie. Allora, chi
chi altro? Consigliere Lenci, prego. Grazie Presidente, purtroppo quanto si affronta il problema, questo problema della Barbuta, ma ce ne sono tante come situazioni della Barbuta, ci dimentichiamo che negli anni abbiamo sbagliato tutto su quell'aspetto lì. Abbiamo sbagliato però perché? Perché i fondi che dovevano essere utilizzati in maniera corretta, quindi i soldi che abbiamo sperperato per anni, potevano essere utilizzati in maniera migliore. Purtroppo l'altro giorno ho visto un articolo dove dice Gabrielli che lui è sconfitto sotto questo aspetto, perché non riuscirà a chiudere i campi Rom. Noi, questo è il terzo atto, nell'ultimo che è passato in consiglio mi sono anche arrabbiata, perché credo che non possiamo continuare a produrre carta, perché tale resta. Io ieri ho visto che praticamente nei fondi europei che sono a disposizione dal 2014 al 2020, i fondi europei di sviluppo, circa 32 miliardi di euro, sull'intera Europa. Allora, il problema è questo, è che noi dovremmo cambiare, cioè dovremmo essere in grado di lavorare a livello europeo per far sì che questi soldi vengano richiesti per attuare dei progetti, perché dobbiamo smetterla, perché abbiamo visto che facciamo la carità a queste persone, cioè prendere, inserirli in dei campi Rom e dargli una sussistenza che è relativa, perché l'80% se lo mangiano le associazioni che ci operano, e abbiamo visto benissimo come sono andate le cose, perché l'idea sociale nasce bene, purtroppo viene sviluppata molto male. Allora ci sarebbe di fare questo discorso: chi vuole essere integrato, integrato non vuol dire fare beneficenza o fargli la carità. Essere integrato vuol dire integrarsi in quel paese, rispettare le leggi di quel paese, lavorando. Queste persone le dobbiamo formare, creare delle associazioni, anche delle catene che li portino a lavorare, perché si devono pagare da soli un appartamento, devono capire che per stare in un paese bisogna rispettare le leggi di quel paese. Chi non vuole inserirsi non può stare nel paese, perché altrimenti creiamo dei disagi totali in tutto, perché i bambini vengono a scuola e non sono inseriti, e noi vogliamo per forza dargli l'istruzione. A chi non la vogliono? L'istruzione la fanno quando il bambino si sente uguale agli altri, non quando lo metti come un estraneo, un corpo estraneo in una scuola. Deve essere ben vestito come gli altri, deve avere la sanità che hanno gli altri. Se no non è inclusione questa, ricordiamocelo che non è inclusione. E portiamo problemi sul territorio e scateniamo le guerre tra poveri. Questo succede. Allora, io sicuramente appoggerò questa cosa, cerchiamo di tutelare quella parte di territorio. Io sono 40 anni che mi respiro i roghi tossici, perché purtroppo abitiamo nella parte dell'area extragra. Però smettiamola di dire ai cittadini, non è una cosa che si risolve in due giorni, sono 30 anni che ci stiamo provando. Se cambia qualcosa, e quindi se abbiamo potere di cambiare qualcosa, chiediamo che vengano fatti degli interventi a livello europeo, perché altrimenti stiamo portando cartaccia e facciamo forse bella figura. Ma sui territori questo rimane. Quindi integrazione non è elemosina, integrazione è far integrare e far rispettare le leggi di quel paese, punto. Grazie. Consigliere Rozzi. Allora, forse non si è ben capito il senso di questa risoluzione. Noi non stiamo parlando del problema del campo nomadi con questa risoluzione. Stiamo parlando dell'area verde denominata la Barbuta, ma non perché ci sia il campo nomadi sopra, ma perché quell'area è denominata la Barbuta, quindi la destinazione d'uso che vogliamo mantenere in quell'area e la tutela che vogliamo dare. Il discorso dei campi è un discorso molto ampio, su questo concordo con la consigliera Lenci, nel senso va affrontato in maniera più approfondita con progetti dedicati, magari valutando anche cose positive avvenute nel resto di Europa, ma in questa risoluzione noi chiediamo che una volta che si riesca ad intervenire sulla problematica in atto in quell'area, quell'area mantenga la stessa destinazione d'uso da piano regolatore, cioè area verde, e che anzi gli si aggiunga
una tutela maggiore affinché si evitino speculazioni successive come poteva essere il progetto presentato da Leroy Merlin. Io farei anche un passo in avanti, oltre a inserirlo nel parco archeologico dell'Appia Antica, sarebbe cosa gradita che si riportasse l'aeroporto di Ciampino per numerosità di voli nella legalità, visto che se quell'area diventa tutelata come parco archeologico andrebbe anche diminuita la maggiore fonte di inquinamento che ad oggi la investe, quindi proprio i gas di scarico trovandosi sotto l'area del cono di volo. Quindi una volta che noi cerchiamo di tutelarla da nuove edificazioni e riusciamo ad inserirla nel progetto di inserimento del parco dell'Appia Antica, sarebbe cosa gradita che la regione facesse anche uno step successivo e decidesse di affrontare una volta per tutte il problema annoso dell'aeroporto di Ciampino, che attualmente è una delle fonti di inquinamento sia acustico che ambientale maggiori per quella zona. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? No, scusate. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora. Sì, ci sta Benassi, ecco. Chi mancava? Come c'è? E 13 invece. Allora. Chi è? Scusate, allora. Chi è favorevole? Facciamo la controprova veloce. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, la risoluzione è approvata con 13 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Mozione, firma consiglieri Lancia, Tredicine, Tutino, La Notte, avente ad oggetto Centro Famiglia Villa Lais. Prego consigliera Lancia di presentare l'atto. Sì, Presidente. Allora, il Centro Famiglia Villa Lais è... Posso? Allora, è un punto di riferimento dal 2001 per tutte le famiglie del territorio dell'ex nono municipio, ma è anche un punto di riferimento per le famiglie di tutto il settimo municipio che arrivano dalle altre aree, anche dalla Romanina. È un centro famiglie molto particolare, unico a Roma, e fa un lavoro di prevenzione, di mediazione familiare, ed è gestito dal pubblico, è gestito dal municipio direttamente con l'integrazione di progetti che vengono affidati a bando alle associazioni. Negli ultimi due anni ha subito una contrazione dei laboratori e delle attività, sia per la perdita del personale comunale, che non è stato ruotato, non è stato sostituito, sta andando in pensione, adesso a gennaio saranno andati in pensione anche la PO e la funzionaria amministrativa, sia dei laboratori, tant'è vero che mentre nel 2013 ha fatto 160 incontri con 3.950 accessi di utenti, nel 2014, più il primo semestre 2015, ha fatto 115 incontri e 3.600 accessi di utenti per i problemi finanziari che abbiamo avuto nel comune e nel municipio. Perché ho presentato una mozione d'urgenza? Perché giacevano i bandi che dovevano essere avviati già da qualche tempo negli uffici del municipio e non venivano
firmati e avviati, non veniva fatto l'avviso pubblico. Sono stati adesso firmati il 3 dicembre, il 2 dicembre, molto in ritardo, quindi probabilmente anche dovranno essere dati con una certa fretta per non perdere i soldi, però rimane, e quindi la mozione potrebbe essere considerata superata se non ci fosse la sensazione di un tentativo di smantellamento del servizio pubblico, magari per darlo tutto in affidamento a privati, non lo so, o magari soltanto per trascuratezza. Io non credo che una giunta di centrosinistra debba smantellare i servizi pubblici che funzionano. Può integrare il privato, ma deve rilanciarli e magari replicarli in tutto il resto del municipio o del comune di Roma. Il centro famiglie Villa Lais ha ricevuto premi europei, premi italiani, è un esempio per tutta Roma ed è l'unico a Roma che lavora in questo modo. Siccome conosciamo bene come funziona lo smantellamento dei servizi pubblici, che prima vengono soffocati per mancanza di personale e finanziamenti e poi quando cominciano a non funzionare più si dice non funzionano, chiudiamoli, allora io vorrei che questa mozione passasse e che rimanesse agli atti che noi non siamo quelli che chiuderanno un centro pubblico che funziona, ma siamo quelli che lo potenzieranno e cercheranno di replicarlo anche in altri settori del municipio. Grazie. Grazie. Apriamo la discussione. Consigliere Lozzi, prego. Allora, concordo ovviamente nella tutela del servizio di Villa Lais. Forse per mantenere attuale la mozione proposta andrebbe tolta la parte in cui si chiede lo stanziamento dei fondi, perché il 3 dicembre sul sito del comune sono state pubblicate tutte le DD, quindi magari togliendo l'ultima parte e lasciando solamente la tutela del servizio, garantendo il personale, la mozione potrebbe essere tranquillamente votata senza nessun problema. È solo magari togliamo la parte che è già stata attuata, se no penso di sì. È una proposta che faccio. Certo, allora altri interventi? Consigliera Casus, prego. Presidente, colleghi consiglieri, io credo che lo spirito insomma della mozione abbia anche un suo senso e chiedo che anche la richiesta che parte dal territorio sia più che positiva. L'unica cosa che vorrei dire è che mi crea delle perplessità all'interno della discussione sul contenuto della mozione e che forse quello che va soprattutto evidenziato e che non mi risulta qui nell'impegno esserci è il fatto che noi continuiamo ad andare avanti con procedure ad invito e non con procedure a bando aperto, soprattutto su quelli che sono dei servizi che riguardano il sociale e delle eccellenze sul nostro territorio. Sarebbe forse opportuno che tali avvisi e tali procedure venissero esplicate nel tempo al fine di avere una partecipazione più ampia e il mantenimento dei progetti già realizzati all'interno di alcuni centri, ma anche proprio in generale su diverse occasioni si è posto questo tema, permettessero in qualche modo anche un allargamento, una conoscenza del problema più ampio, perché purtroppo continuo a pensare che anche la procedura di invito continui ad avere i propri limiti su questo. Quindi sì, è vero che è un processo diciamo che è anche un po' superato essendo uscite le DD, non mi ricordo se il 3 o il 2 quando sono stato, però avrei forse evidenziato che continuano ad esserci dei limiti nelle procedure ad invito e non nelle procedure a bando aperto. Grazie. Altri interventi? Consigliera Caccamo, prego. Anche io condivido lo spirito di questa mozione che va a tutela di un centro famiglia che è un'eccellenza per il municipio e non solo. Penso che questo, come qualcuno ha detto prima, i consiglieri che mi hanno preceduto hanno ampiamente spiegato, è un atto che va perfezionato, perché è superato nella parte in cui parla di
fondi che non sono stati impegnati, perché come abbiamo visto sono state pubblicate anche sul sito del municipio le 5 determinazioni dirigenziali con le quali vengono impegnati i fondi. E, poi è importante anche l'aspetto che ha evidenziato la consigliera prima di me, in quanto questi fondi sono stati impegnati e verranno assegnati a invito diretto, perché purtroppo ci siamo ridotti all'ultimo momento a impegnare questi fondi e a stabilire di prorogare questi servizi e fare in modo che anche per il 2016 questi servizi vengano svolti. Forse se avessimo per tempo lavorato su questo, non noi ma insomma chi per noi, avessimo lavorato per tempo su questo argomento, avremmo potuto fare un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori, facendo un'operazione più chiara e più trasparente. Per cui penso che se questo documento possiamo, propongo di ritirarlo e di discuterlo in commissione, della quale commissione faccio anch'io parte, la Commissione Politiche Sociali, lo possiamo arricchire, perfezionare anche nella parte in cui si parla del personale, perché qui si dice che il personale, purtroppo alcune persone, no purtroppo, per fortuna per loro, alcune persone vanno in pensione, per cui il personale è ridotto. Questa situazione noi l'abbiamo riscontrata in diversi uffici del municipio, anche l'ufficio commercio che fa capo alla commissione che io presiedo si trova in grande difficoltà perché il personale è andato in pensione, c'è stata la rotazione, non sono state sostituite le persone, per cui si trovano in grande difficoltà. Quindi questo è un altro aspetto che noi possiamo valutare meglio, esaminare meglio, se avremo la possibilità di discuterne in commissione. Per cui la mia proposta è questa, ritirare la mozione e discuterla in commissione per poterla arricchire di questi nuovi spunti. Grazie. Consigliere Steritano. Sì, grazie Presidente. No, io prima di intervenire ho sentito anche la consigliera Vidrotti, che è Presidente della Commissione. È giustissimo, come ha detto la consigliera Lozzi, salvaguardare la parte pubblica di qualsiasi territorio. Noi dobbiamo difendere con le unghie e coi denti tutto quello che rimane pubblico, dalla fontanella all'argomento più importante. E perciò io mi permetto di chiederle a lei e soprattutto alla presentatrice della mozione, visto che in aula non c'è né l'assessore né la presidente della commissione, di riportarla in commissione e ragionarci, perché la presidente della commissione era un po' perplessa perché dice è già superata. Adesso niente di personale, sicuramente la consigliera Lancia ha le sue motivazioni per andare avanti su questo argomento, sicuramente, però secondo me noi dobbiamo andare a camminare in maniera comune e perciò la pregherei anch'io di ritirare l'atto e riportarlo in commissione insieme magari anche con gli uffici per vedere di analizzarla un po' meglio. Grazie Presidente. Grazie. Altri interventi? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. L'impianto dell'atto, con cui già avevo avuto modo anche di parlare con la consigliera Lancia, è un impianto lodevole, e così come anche il fatto che, anche in base a quello con cui su cui c'eravamo, diciamo, anche dibattuto ieri in Commissione Politiche Sociali, sul fatto che le DD sono state comunque emanate il 2 o il 3 dicembre, e che fosse stata anche la proposta di quest'atto ad emanare, a fare in modo che si spronasse l'emanazione delle DD. Se così fosse stato, ben venga, cioè nel senso che comunque reputo che sia importante il risultato e non lo strumento con il quale si persegue il risultato. Andare a votare un atto esclusivamente su una base sensoriale, per cui amministrativamente le DD ci sono, però si ha l'intenzione che c'è la volontà o meno di smantellare quel servizio, io non lo reputo un elemento sufficiente per votarlo. Reputo altresì che se a gennaio si individua dentro a quel servizio una volontà per cui
vuole essere chiuso, vuole essere ridotto, quello che vogliamo, a quel punto io penso che la politica debba scattare e su questo, insomma, come gruppo SEL non ci esimeremmo dal farlo. Però reputo che ad oggi con le DD emesse sia effettivamente chiara la volontà comunque di andare avanti, pur con tutti i limiti del caso, perché reputo anch'io che fare un avviso pubblico a chiamata sia comunque un elemento su cui magari si poteva anche intervenire anticipatamente, riducendo un po', diciamo, il danno. Evidentemente questo non è stato fatto, evidentemente però la forza di questo consiglio e la forza dei gruppi politici sta nel garantire il servizio pubblico laddove sia smantellato, laddove c'è ancora comunque una volontà chiara ed evidente, che è quella comunque di proseguire su questa strada. Reputo che, insomma, l'atto di oggi sia sufficientemente, diciamo, già indirizzato con quello che le DD della scorsa settimana hanno, diciamo, messo in cantiere. Per cui, insomma, come rispetto all'atto stesso ci asterremo, proprio per, diciamo, ribadire il fatto che l'essere la volontà della giunta e del municipio su questo è chiaro, reputando però che se laddove dovesse tra un mese e mezzo dovessimo verificare che effettivamente il servizio di Villa Lais in oggetto viene meno, saremo i primi, insomma, a supportare il lavoro della consigliera Lancia e dei firmatari sul merito. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Allora, io non ho nessun altro intervento. Ci state? Consigliere Matronda, prego. Scusate, ma fa caldo. Niente, pure noi un messaggio mandiamo alla consigliera Lancia, credo, e a tutti i quattro i firmatari, dalla lista civica alla consigliera Notte Tredicina, e di ritirarla per un semplice motivo, perché visti gli interventi come si sono presentati, credo che succederà come è successa al primo parere, ovvero ci sarà una spaccatura generale e non si risolve nulla. Poi daremo le colpe, no perché il PD, no perché... E allora sarebbe il caso, consigliera Lancia, visto che qualcuno dice che è superata, qualcuno dice che ci sono gli elementi da modificare, tutto quanto, magari ridiscuterla nuovamente tra voi firmatari, aggiustare quel pochetto che potete aggiustare, riportare in aula e si vota. Perché accogliamo la proposta che ha fatto la Lozzi, che bisogna mantenere gli impegni, la proposta che ha fatto Cofano, che è superato, quindi togliamo la parte delle delibere che sono state approvate, tutto quanto, dopodiché può andare tranquillamente come per il suo percorso. Subito, immediatamente, la riprendi e dici correggo questo e questo. Basta, io te la voto. Grazie, consigliere Matronda. Grazie. Altri interventi? Allora, non ci sono altri interventi, io dopo i vari interventi, le varie proposte, chiedo ai firmatari, e per loro, per adesso alla prima firmataria, consigliera Lancia, se c'è questo orientamento a sospendere l'atto e magari riportarlo in commissione. Prego, consigliera Lancia. Io posso anche ritirare l'atto se gli altri firmatari sono d'accordo. Il problema è che io quest'atto l'ho presentato come mozione d'urgenza il 26 novembre, perché le DD non erano state firmate, giacevano da 2 mesi sul tavolo della dirigente e non erano state firmate. Quindi non è che io sono arrivata oggi con una mozione che è superata perché nel frattempo sta tutto a posto. Il personale non c'è. Le persone sono già andate in ferie, le persone che vanno in pensione, e non sono state sostituite. Io sono stata a Villa Lais a distanza di mesi, l'ho trovata distrutta rispetto a com'era quando noi ci siamo insediati, veramente una cosa vergognosa. Allora io la posso anche ritirare, ma voglio un impegno preciso, perché dal 26 novembre a oggi a me nessuno mi ha detto niente di questa mozione, non se ne è fregato niente nessuno, scusate la parola. E io sto tra l'altro ancora aspettando il parere degli uffici sul regolamento del municipio, quindi non è che proprio uno ci abbia tutta questa fiducia nella velocità di operare
di questa amministrazione, di questo consiglio. Quindi la posso anche ritirare se c'è un impegno comune di tutti i capigruppi a riportarla subito in consiglio. Allora, la proposta, la consigliera Lancia è disponibile a ritirarla, naturalmente, siccome la mozione è firmata anche dalle consiglieri Tredicine, La Notte e Tutino, chiaramente devono essere d'accordo anche gli altri firmatari per poter essere ritirata, altrimenti andiamo avanti con la discussione e la votazione. Allora, i quattro firmatari sono d'accordo nel ritirarla e riportarla in commissione? Consiglio modificata. Deve essere modificata però. Scusi Presidente, allora mercoledì c'è commissione sociale e quindi potremo portarla subito mercoledì e il 17 mi sembra che c'è consiglio, quindi portarlo immediatamente poi in consiglio il 17. Se è pronta perché 18, no? No, 17. L'ultimo consiglio previsto è giovedì 17. Punto. Allora, allora, questa, diciamo, scusate, i quattro firmatari la possono modificare, cioè se vogliono la possono portare in commissione, non è obbligatorio chiaramente il passaggio, però sarebbe politicamente opportuno perché potrebbe essere condivisa da più persone. Non ci va, sarebbe opportuno, dico io, però può venire in consiglio senza il passaggio alla commissione, è chiaro, no? Consigliere Pensiani, mi dica. Scusi Presidente, volevo solamente ampliare un attimo il discorso su un punto. Allora, ringrazio i firmatari della mozione che hanno intenzione di ritirarla. Io penso che nel momento che viene ritirata la mozione debba prendere poi forma un dispositivo diverso della mozione stessa, ma anche per dare più forza, penso che sia necessario, sempre se poi si è d'accordo, trovare il modo di portarla poi come atto risolutivo, perché dà, penso, molta più forza rispetto a... Deve fare una risoluzione, sì. non una mozione. Perché adesso in teoria è chiaro che la risoluzione ha un iter diverso. La mozione d'urgenza oggi... Diciamo che l'urgenza è superata, perché se ci sono i DD... Ok, perfetto. È superata in parte l'urgenza. È nella parte fondamentale però. In una parte fondamentale, Presidente, ma finisco, concludo immediatamente perché avevo chiesto la parola prima del consigliere Umberto Matronola, ma non sono stato così forte da averla. Però c'è una parte che è rimasta fondamentale, che invece è ancora d'urgenza, è capire se un centro di eccellenza come Villa Lais, da sempre centro di eccellenza, venga chiuso o meno, smantellato, perché non c'è più il personale che possa poi portare avanti tutto quello che è stato portato avanti in tutti questi anni, che è importante, che è stato importante non solo per il municipio ex nono, oggi per il municipio settimo, ma conosco persone che si sono rivolte al centro di Villa Lais anche venendo da altre zone, Leur, Torrino, eccetera. Quindi è un centro di eccellenza che è un centro, diciamo, che vale per Roma, è una centralità di Roma, non è un centro dell'ex nono. Allora io chiederei anche nella commissione o nelle commissioni, perché a questo punto io metterei in mezzo anche una congiunta con il personale, capire effettivamente dal direttore qual è la sua intenzione sul personale di Villa Lais. Io penso che questo sia importante, perché da lì poi si parte, però è una cosa che va fatta in tempi brevi. Io la ringrazio per la parola che mi ha concesso, Presidente. Grazie consigliere Belisario. Anche il Dipartimento Sociale viene da essere allora. Quindi, non ho capito bene, i quattro firmatari sono disponibili a ritirare l'atto e a trasformarla in una risoluzione per dargli più forza? Però qui se parliamo di personale, parliamo di dipartimento di politica sociale, è chiaro che un coinvolgimento dei dipartimenti c'è, no? Deve essere formulata. Allora, non so, io... Per me
io non voglio, cioè, la scelta delle quattro firmatarie. Allora, io ritiro la mozione se prima di Natale si fa una commissione congiunta e si riporta in consiglio prima di Natale. Che il direttore deve venire a risponderci in commissione. Vabbè, perché queste adesso... sono posizioni un po' così. Però allora, gruppo, allora la mozione è ritirata? Ah, consigliere Torino pure è firmatario, dica consigliere Torino. Essendo, come è stato detto, tra le quattro firmatarie, io c'è un... Va bene, va bene. No, no, d'accordo, abbiamo capito, vado avanti. C'è un, no, dico davvero, c'è una mia disponibilità in questo senso. Vorrei rilevare nel ragionamento che mi porterà alla conclusione sul ritiro o meno della firma, il fatto che, anzitutto, come è stato messo in evidenza dalla consigliera Lancia e da vari interventi, si tratta di un centro di eccellenza su Roma e non semplicemente sul settimo municipio, quindi di una realtà molto preziosa da salvaguardare. Questo è stato il motivo per cui abbiamo ritenuto di sottoscrivere questo documento, che come tale resta molto prezioso e ci porterà, spero, ad una discussione più approfondita. Aggiungerei che è stato presentato come articolo 58 per i motivi suddetti, ma e per le urgenze suddette. Al tempo stesso veniva presentato come tale nel momento in cui si discuteva della condizione femminile in generale e di vari articoli 58, in questo senso, vari documenti d'urgenza. Io non li citerò, Presidente, per non suscitare le ire del Califfato, ma ricordo a tutti noi che esiste un regolamento che ci porterebbe a dare lo stesso, il medesimo rispetto a tutte le mozioni presentate in quella sede. Ci sono altre mozioni, articolo 58, che attendono di essere discusse, mi auguro da lei e da noi, e che in tempi strettissimi vengano calendarizzate, perché riguardano il mio intervento insieme alla mia affermazione sulla firma, perché riguardano, Presidente, la condizione femminile. Stiamo parlando se lei è disponibile o no a ritirare quest'atto come firmatario. L'altra considerazione la facciamo in conferenza dei capigruppo. Presidente, io... quanto sarà convocata? Presidente, io ho diritto al mio intervento, credo come tutti hanno però non è un intervento questo è un... Ho diritto al mio intervento, Presidente, io lo sto... Non stiamo facendo una discussione. Lo sto concludendo in un minuto. Prego. Quindi chiedo a tutti noi, e in particolare a lei, Presidente, di calendarizzare in tempi strettissimi tutti gli articoli 58 presentati quel giorno, soprattutto quelli e quello che riguarda la condizione femminile e la dignità femminile, la libera scelta sessuale femminile, che ancora... Vabbè. Ancora, Presidente, io sto... Presidente, io le sto dicendo, io le sto rispondendo, c'è il mio intervento, Presidente. Presidente, è un abuso. No, è un abuso, perché io sto facendo il mio intervento, alla fine le dico. Allora, poiché fortunatamente mi viene consentito, come è da regolamento, dare una risposta ed esporre anche le ragioni della mia risposta, in attesa della calendarizzazione di tutti gli articoli 58, compresi quelli che il Califfato vorrebbe proibire, intanto ritiro questa firma. Scusate, allora, i quattro firmatari hanno ritirato l'atto con impegno a rivederlo, d'accordo? E vedere quale può essere l'iter più veloce per portarlo in consiglio. Grazie. Prima di chiudere, scusate un attimo, io credo che, insomma, avrei dovuto farlo all'inizio del consiglio. Io credo che, chiusura del consiglio, permettetemi di, diciamo, che
una cosa che faccio volentieri, che il consigliere Matola è stata vittima giorni passati di un atto vandalico molto cioè non accettabile. Io credo di poter esprimere la solidarietà mia personale, poi se anche, penso anche del consiglio, al consigliere Matronga per l'atto vandalico che ha subito. Prego.